Ho il piacere oggi di parlare con la dottoressa Gabriella La Rovere, che ha fatto delle indagini, degli studi più che delle indagini molto serie, scientifiche sulle, io lo dico in maniera impropria, poi lei mi correggerà, sulle neurodivergenze o neurodifferenze, scrivendo anche dei libri, tra i quali uno che coinvolge anche, forse in maniera insospettabile, un grande drammaturgo, cioè Samuel Beckett, è questo qua. Ve lo mostro subito, la copertina in cui c'è appunto il grande scrittore raffigurato, Samuel Murphy e io, perché Murphy è appunto un romanzo dell'autore di Aspettando Godot. Allora, dottoressa, anzitutto spieghi un po' per favore a noi profani che cosa sono le neurodivergenze o neurodifferenze. Allora, la neurodivergenza è l'autismo, no? Attualmente si tende a parlare, come si parla di biodiversità, si parla di neurodiversità. La neurodiversità è quel grande contenitore che contiene tutti gli esseri umani con diciamo il proprio funzionamento cerebrale, quindi persone cosiddette neurotipiche e persone neurodivergenti o persone autistiche, come era la vecchia dicitura. Quindi questo libro che mi sono messa a analizzare, questo romanzo di Beckett, racconta di una persona sicuramente, probabilmente autistica, neurodivergente, con tutte le sue manie. Ma questa, diciamo, questo personaggio è quello che mi ha molto incuriosito, è proprio la particolarità, il modo in cui è stato proprio descritto, che mi ha fatto pensare, ma uno scrittore che arriva ad essere così preciso nel descrivere anche alcune manie. Il protagonista, ad esempio, per dire una delle manie, mangia a una certa ora del pomeriggio 5 biscotti che mette proprio rigorosamente in fila, e a quell'ora deve mangiare quei biscotti. Se uno dei biscotti viene ad essere spostato o, come nel caso specifico del racconto, un cane se mangia uno dei biscotti, ecco che tutto quanto viene ad essere completamente stravolto, e anche la mente, no, del protagonista è stravolta. E quindi ho detto, ma uno che riesce a scrivere questo, ma perché scrive? Cioè, conosce qualcuno che, qualche suo amico, parente, eccetera, che ha fatto sì che lui potesse essere così preciso? No, era proprio lui, cioè, era sicuramente Samuel Beckett, che è stato uno scrittore geniale, ma come solo una mente neurodivergente può essere geniale. Tra un attimo torniamo a Beckett, sì. Magari, però mentre lei parlava mi è venuto in mente un altro tipo di domanda, cioè proprio relativa all'autismo. Sì. Soprattutto a me sembra che ci sia un po' di paura quasi a parlarne, se ne parli quasi in maniera molto molto silenziata, in un certo senso, perché è come se chi soffre di autismo o che comunque ha questa sindrome, ammesso che si possa definire tale, potesse essere contagioso. Ecco, è una impressione dura da scalfire, nonostante le tante opere, anche tanti film che sono stati fatti sull'argomento. Ma più che essere contagioso, ho paura di essere coinvolti. Cioè, quando ci si trova di fronte ad una situazione, non so, a una mamma con un bambino autistico in piena crisi oppositiva, e tante volte è capitato magari che, no, dentro a un negozio oppure in mezzo alla strada vedi questo bambino, questa bambina che si pianta, che urla, che strepita, eccetera, e non si sa perché si forma il vuoto attorno a quella mamma o a quel papà, che dir si voglia. Con la paura di essere, più che contagiati, coinvolti, no? E quindi uno si trova in mezzo a quello che viene considerato quasi un delirio, una cosa che uno non riesce a controllare, cioè quelle urla
che non hanno, non dico niente di umano, ma in realtà niente di veramente che possa dare un senso a quell'urlo, e uno ha paura, e questo crea, no, quel vuoto che inizia quando i bambini sono piccoli, ma che poi, ahimè, continua purtroppo nella vita adulta. E quindi questi genitori che sono invecchiati sono ancora più soli proprio nel momento del maggior bisogno. E quindi la solitudine è uno dei rischi reali di questo tipo di patologia, chiamiamola, non so se è giusto il termine. E come si può riuscire anche a far capire alle persone che conoscere persone che hanno questa problematica non solo non è un problema, ma può essere anche un arricchimento, tutto sommato, perché si entra in contatto con una realtà differente che può anche servirci un po' da stimolo per conoscere meglio il mondo? Allora, la neurodivergenza non è una malattia, nel senso che l'autismo così nudo e crudo, che proprio per parlare in maniera molto semplice, è un funzionamento altro del cervello, no? Poi è vero che esistono delle malattie rare, delle patologie che si accompagnano all'autismo, al comportamento di tipo autistico. Quindi in realtà in quel caso c'è proprio una patologia di fondo che in qualche maniera, no, aggrava tutto quanto il quadro. L'autismo alla fine, diciamo che fa parte del genere umano. E anzi, se non ci fossero state delle menti autistiche, noi probabilmente certe cose ce le saremmo perse, cioè non avremmo avuto Beckett, per dire uno degli scrittori, non avremmo avuto Jonathan Swift, che è un altro scrittore anch'esso nello spettro con i suoi viaggi di Gulliver, non avremmo avuto Philip K. Dick, che è un altro scrittore anch'esso con tutte le sue, diciamo, in qualche maniera questi racconti della fantascienza, ma veramente Blade Runner, cioè il film Blade Runner, non avremmo avuto neanche la possibilità di vedere una cosa così, ma anche solo di pensarlo, perché quello si svolge, se non sbaglio, nel 2016 ed è stato scritto nel 68, quindi immaginate quanti anni, cioè che razza di fantasia, di capacità di andare oltre. Quindi in alcune situazioni, cioè menti autistiche con normale funzionamento, senza ritardo cognitivo per capirsi, beh, sono stati veramente una mano santa per tutta l'umanità. Poi è vero che esistono quelle variabili, quelle persone autistiche con ritardo cognitivo, ma per patologie varie che sono associate, che sono presenti all'interno della sindrome, alcune conosciute, altre che ancora noi non conosciamo, e che quindi condizionano certo una vita di grande difficoltà, sia per chi naturalmente ha questa problematica di tipo medico, sia i genitori. Dal punto di vista dell'immaginario collettivo mi viene in mente un film con Dustin Hoffman che era Rain Man, con lui e con Tom Cruise, che erano fratelli nel film. E in quel film questo tipo di realtà è ben descritta o è un po' magari troppo romanzata? Beh, lì è stato fatto, allora, è sicuramente una realtà, diciamo, ben descritta. Poi hanno un pochettino spinto, no, sulla spettacolarizzazione, cioè lui con queste sue manie, no, di parlare, di camminare a passi veloci, molto, diciamo, ravvicinati, e nello stesso tempo, no, continuare a parlare, oppure avere questa mente matematica che gli consente poi, no, di poter andare a giocare al casinò. Non sempre è così. Sicuramente molti di alcuni nostri amici, ma io adesso mi riferisco a quelli della mia generazione, quando naturalmente alcuni compagni o alcuni amici si mettevano più in disparte all'interno della classe, non facevano gruppo, erano bravissimi, però in realtà stavano per i fatti loro, beh, forse attualmente un'idea, no? Ho cominciato a pensare, ma magari questo mio compagno di classe forse poteva essere
con una forma di autismo ad alto funzionamento, un Asperger per capirsi. Ecco, l'ultima cosa, tornando al suo libro, in copertina c'è Samuel Beckett, è stato pubblicato da Scatole Parlanti, sì. Questa è la casa editrice, e questa immagine di Beckett in copertina mi colpisce perché è divisa a metà, no? Sì. È due colori quasi, come quasi a sì. testimoniare questa doppia natura, sì. Il creatore, uno dei, sì. degli inventori del teatro dell'assurdo, sì. che appunto, come diceva lei, credo non sarebbe stato tanto geniale se magari non avesse avuto questa... Sì, questa caratteristica, ecco. Questa mente che naturalmente funziona in maniera altra rispetto alla mia, alla sua, insomma, in realtà, e che consentiva proprio dei pensieri veloci, dei pensieri che andavano oltre, che superavano qualsiasi cosa. Io devo dire, rimango sempre tanto affascinata anche dal modo di scrivere che hanno gli scrittori nello spettro, che è un po', diciamo, che in qualche maniera, no, si assomigliano, no? Ci sono delle, sono sicuramente molto molto usano delle parole in maniera esatta, quella e non un'altra, e sono anche con una forma di umorismo molto particolare. Io ho messo all'inizio del libro la frase che su Murphy, che ho trovato stupenda, che mi fa ogni volta ridere da morire, che Penelope senza pretendenti la notte poteva dormire, poteva riposare, che detto così, no, uno deve pensare, no, sul momento, che è vero, cioè nel momento in cui stava, finalmente poteva dormire, non faceva più la tela. Non faceva e disfaceva. E quindi in questo senso, quindi trovo questi, diciamo, questi guizzi geniali, quel quid che fa sì che la narrazione di questi scrittori sia veramente da Nobel, veramente tanto avanti. Per saperne di più, allora invito tutti a leggere questo libro, Samuel, Murphy e io, scritto dalla dottoressa Gabriella La Rovere e che è stato pubblicato da Scatole Parlanti. Grazie dottoressa, in bocca al lupo per il suo libro e per i suoi studi.